report to the dance floor. The bad girls and man whores. Hey. There's a feeling in the club. Love. And it's going airborne. Comunque fa un po' di differenza. Sto un pochettino. Sto andando a recuperare il tipo di Xiaomi e il resto della carovana che arriva dall'Italia. È un evento europeo, internazionale adesso. È il mio secondo evento con Xiaomi internazionale. Ciao. Siamo arrivati in albergo, il Vienna House. Sono a Berlino, il Vienna House. Cercheremo di prendere le camere e via. Allora, praticamente ancora non ho visto niente di Berlino e spero di vederla. La cosa che ho visto però dal pullman che ci ha portato in questo albergo veramente veramente figo, veramente figo, è il fatto che è una bellissima città urban. C'è tutta una serie di murales, un'architettura industriale veramente bella, bella, bella. E comunque, come al solito, quando vedo, provo uno Xiaomi, non posso, cioè mi scatta proprio il ruzzo della fotografia. Non vedo l'ora di provarlo in questa città urban fantastica. Mi sarebbe piaciuto rimanere un po' di più, perché secondo me Xiaomi a Berlino, tanta roba. Where did you go? You come and you leave. You never seen a beat. Gli eventi sono fighissimi perché oltre a vedere gente che ormai conoscete benissimo, si vedono anche quei youtuber che almeno io guardo, sono internazionali e mi piacciono. Ce ne sono un bel po'. Ora mi vergogno a fare selfie con loro. Vai. Mi vergogno. Non ci svergogno. No, io mi vergogno. 50 anni. Hai ragione. Mangiamo i dolcini. Trovo a Berlino per la presentazione della nuova serie T, Xiaomi 14T, nella versione T normale, la versione T Pro. Oltre agli smartphone sono stati presentati diverse altre novità, dal Watch, le Buds, un nuovo robottino per la casa, e non è mancato nemmeno il nuovo Flip di casa Xiaomi. Io con me ho praticamente da ieri lui, che è il mio nuovo Xiaomi 14T Pro, che come vedete è anche lui come la serie 14, dotata di queste lenti in collaborazione, lenti e sensori in collaborazione con Leica. Uno smartphone che, come sapete benissimo, ogni qualvolta prendo in mano mi ispira tantissimo per tutte quelle che sono le foto. E ho scelto, ora il tempo non era purtroppo dei migliori, quindi più che altro è una giornata splendida, soltanto che c'è tanto vento, quindi non riuscivo materialmente a fare una breve descrizione, perché di questo si tratterà. Vi farò vedere delle foto, degli scatti, e vi darò le prime impressioni, così molto a caldo, di questo Xiaomi 14T Pro. E parto subito con un'analisi molto veloce per quanto riguarda la scheda tecnica e la parte estetica di questo smartphone, che come vedete in mano è diciamo un discreto padellino, però si tiene molto bene proprio perché ha questi frame squadrati. Su una parte mi piace tantissimo, su questa parte dove troviamo i tasti del volume e il tasto di accensione e spegnimento, che ha questa parte zigrinata
che è molto comoda, cioè la trovi veramente subito. Infatti vedete, ora non so quanto si veda così, è questo form factor che comunque è squadratino, però ha questi bordi sulla parte posteriore che sono bombati e che quindi danno un attimino più di grip alla presa. La sostanza c'è, i materiali sono decisamente premium, infatti lui è comunque uno smartphone premium. Il processore che scarrozza questa bestiolina è il Dimensity di casa MediaTek, il 9300 Plus. Ho fatto giusto la prima installazione, mi sembra molto molto fluido. MediaTek comunque sta fornendo dei processori sempre più performanti. Devo dire che calza perfettamente su questo device, che è dotato di ben 12 giga di memoria RAM e 1 tera nel mio caso, ma c'è anche il taglio da 512 giga, 1 tera di memoria ROM, comunque di memoria interna. Caratteristica principale, diciamo, dei Xiaomi è da sempre questa collaborazione con Leica, e quindi tutto il comparto foto, e aggiungo anche video, perché vi farò vedere durante il video tutta una serie di carrellate di video fatte direttamente con lui. E devo dire che sono rimasto molto colpito già dalla parte foto, e sapete quanto mi ispira soprattutto nella modalità pro con le pellicole Leica e con la possibilità di andare a spippolare, interagire e gestire lui in maniera totalmente manuale. Questa è una cosa che mi piace tantissimo, e questo chiaramente avviene sia con la parte fotografica, quindi con gli scatti, ma anche con i video, che ho trovato molto utili soprattutto per regolare tempi di esposizione eccetera, e dare, diciamo, un look differente per chi si vuole addentrare nei tecnicismi appunto delle riprese video. Mi raccomando, iscrizione al canale, non vi dimenticate di mettere un like a questo video. Io vi ringrazio perché grazie appunto a voi io ho avuto l'opportunità di essere qui a Berlino per il rilancio di questo prodotto. Ma altra fondamentale introduzione da parte di Xiaomi è l'intelligenza artificiale. Infatti grazie alla collaborazione con Google, tutta la parte di Gemini AI e in più una parte di intelligenza artificiale sviluppata direttamente da Xiaomi, abbiamo tutta una serie di nuove funzioni che arriveranno. Considerate che io ho aggiornato ieri, l'ho preso e ho già ricevuto un aggiornamento sulle patch di sicurezza. Arriverà anche l'aggiornamento software, che darà una bella spinta a questo device, perché comunque abbiamo un device assolutamente completo per quanto riguarda la parte fotografica, come vi dicevo, ed è la caratteristica principale, a mio avviso, che vi deve portare, vi deve spingere a scegliere un prodotto come questo, soprattutto se prediligete la parte professionale. E poi con l'avvento appunto dell'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di poter fare tutta una serie di cose che sono disponibili oggi non propriamente su tutti gli smartphone. Vi cito giusto qualche funzione che ho avuto modo di vedere durante la presentazione, ovvero il fatto di tradurre direttamente con l'interlocutore
interlocutore nella lingua dell'interlocutore, l'abbiamo visto, è una funzione che abbiamo visto anche su altri device, abbiamo la possibilità di andare a lavorare sulle foto utilizzando l'intelligenza artificiale con la fotografia generativa, chiaramente l'intelligenza artificiale in abbinata alla, diciamo, al sensore spettacolare fotografico darà una spinta in più per poter essere maggiormente creativi nei nostri scatti e comunque darci dei consigli su come perfezionare lo scatto stesso, ma di la trascrizione del testo di dell'audio direttamente in testo e quindi la possibilità di utilizzare questo testo come meglio si crede, tantissime altre funzioni che chiaramente vedremo. Perché, come sapete, per me la parte importante e fondamentale di uno smartphone è proprio la parte software. Per quanto riguarda la parte legata all'OS, la Hyper OS sta facendo dei passi in avanti, c'è la possibilità, come sapete, di andarla a customizzare come meglio si crede. Ci sono diverse possibilità per poter personalizzarlo appunto come meglio si crede, sia sotto il punto di vista, sotto l'aspetto grafico, che anche di meramente di funzione. Sicuramente la parte di intelligenza artificiale sarà un aspetto fondamentale, diciamo, sarà il vero aspetto fondamentale che contraddistinguerà, o che contraddistingue, per meglio dire, appunto questi nuovi prodotti di Xiaomi. Non vi do un parere perché ancora non l'ho utilizzato, o lo sto utilizzando e lo utilizzerò, come saprete, come smartphone principale per un bel po' di giorni, quindi dopo questo primo video a caldo vi darò tutte le informazioni. Lato hardware, che ve lo dico a fare, è stracarrozzato, ribadisco che questo Dimensity è un'ottima scelta per un prodotto del genere. Per quanto riguarda i prezzi, le promo, c'è una promo bundle molto interessante, ma non vi anticipo niente perché vi lascio il link qui sotto, che vi danno diritto appunto a promo fantastiche. Se lo state valutando, il link è sotto, quindi date un'occhiata di approfondimento. E con questo lancio Xiaomi fa un enorme, grandissimo passo in avanti, perché oltre a consolidare il fatto che lui è un prodotto perfetto per gli amanti della fotografia, grazie a questa sua collaborazione con Leica, che diventa sempre più connessa, sempre più ricca di nuove chicche, ma in più ha tirato fuori una nuova collaborazione, quella insieme a Google, e quindi all'intelligenza artificiale Gemini AI, o Gemini che dir si voglia, e più un'intelligenza artificiale fatta da proprio in casa da Xiaomi, per trasformarlo in un prodottino che oggi è veramente stra completo. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se questo video vi piacerà, mettete un bel pollicione in su, così vi ringrazio. Mi raccomando, scrivete sotto nei commenti quello che volete che io vi dica nei prossimi video, sì, perché ce ne sarà uno chiaramente di approfondimento, lo sto utilizzando da praticamente ieri alla sim a tutto, quindi ho già fatto qualcosina, però queste sono considerazioni a caldo.